Buongiorno, domani 4 maggio entra in vigore il nuovo DPCM del governo. Io ho atteso prima di fare un video perché immaginavo che le regioni avrebbero iniziato a fare ordinanze, la nostra addirittura ne ha fatte due nell'arco di pochi di 48 ore, quindi le cose si sono complicate ulteriormente. Cerco adesso invece di chiarire qual è la situazione alla luce di tutti gli atti che ci sono. Primo, adesso per lo spostamento lo si può fare non più all'interno del comune, ma anche in tutta la regione, sempre per le stesse motivazioni: salute, lavoro, oppure per stato di necessità. Per necessità, oltre alle motivazioni che già conoscevamo prima, tipo fare la spesa, adesso ce n'è una nuova che è quella di andare a trovare i congiunti. Chi sono i congiunti? Parenti fino al sesto grado, per esempio i figli di cugini fra loro, affini di quarto grado, per esempio il cugino del mio coniuge, oppure affetti cosiddetti stabili. Sono le morose e i morosi, semplicemente loro si può andare a trovare. Come si può provare che una persona è morosa o moroso? Io penso che sia impossibile riuscirlo a provare, sta a noi usare questa regola giusta di ricongiungere delle persone che si vogliono bene con un po' di intelligenza. Se cominciamo ad andare a trovare gli amici, il Covid riparte e fra poco si richiude tutto completamente e qualcuno di noi finirà in ospedale attaccato a un respiratore. Altra novità, la mascherina va utilizzata, dice il decreto, si usano sempre mascherine e guanti o gel quando si va al chiuso. Ricordatevi che se entrate in un negozio dovete avere sempre i guanti anche. Al chiuso vuol dire nei negozi, vuol dire negli autobus, per esempio, ma la regione aggiunge che bisogna averla anche quando si va all'aperto. Quindi anche all'aperto bisogna avere mascherina e guanti oppure gel idroalcolico. Altra novità per quanto riguarda sport e attività motoria. Attività motoria vuol dire fare una passeggiata. Lo si può fare da soli, lo si può fare solo con i conviventi che non sono amici e parenti, sono quelli con cui conviviamo in casa, quelli con cui la mattina facciamo colazione insieme. Siccome già facciamo colazione insieme, possiamo anche andare a fare due passi insieme o fare un po' di movimento. Oppure se stiamo accompagnando dei minori oppure delle persone non autosufficienti, una persona con disabilità, per esempio. Questo all'interno della regione, quindi posso anche prendere l'auto o la bicicletta per spostarmi e andare a fare questo. Attività motoria o sportiva. Attenzione, 2 metri di distanza per l'attività sportiva perché si respira in modo più energico e 1 metro se si fa la semplice passeggiata, attività motoria. Ricordiamoci le mascherine e tutto il resto. Attenzione, non sono ancora consentite le attività ludico-ricreative. Non posso fare un picnic, non posso sedermi andare a prendere il sole, non posso fare queste attività qua, solo attività sportiva o motoria. Altra cosa, riapriranno i parchi. Domani non li trovate tutti aperti. Un po' alla volta verranno riaperti sulla base di alcune esigenze igienico-sanitarie. I giochi per i bambini saranno chiusi comunque all'interno. Si può andare al parco soltanto per fare sport o attività motorie con le solite regole di distanziamento sociale, di mascherine e quant'altro. Quindi solo per queste attività qua e un po' alla volta noi sindaci le riapriremo, ma c'è un lavoro molto grosso da fare dietro. Fabbriche e commercio. Come sapete, dal 4 riaprono varie fabbriche, varie attività commerciali. Quelli che sono autorizzati ad aprire possono stare aperti sempre, salvo che in Veneto, perché in Veneto la domenica non possono, le attività commerciali non possono stare aperte. Quelli che invece non sono autorizzati, non sono nel famoso elenco del DPCM, comunque possono lavorare lo stesso in smart working, quindi a distanza, oppure facendo consegne domiciliari, oppure attraverso l'asporto, per esempio la pizzeria, il bar, il ristorante, eccetera, eccetera, possono fare asporto. Attenzione che in Veneto è stato ristretto questo asporto. In Veneto è consentito solo se si è fatta la prenotazione. Quindi, se io voglio andare a prendere una pizza, a portarmela a casa, non posso andare in pizzeria, ordinarla, prenderla, portarla a casa. Devo prima telefonare o mandare un'email e vado lì, pago, mi prendo la pizza e me ne vado. Non si può consumare nelle immediate vicinanze. Attenzione perché questo vale anche per le gelaterie. Io devo ordinare il gelato. Non lo posso andare a prendere al momento, lo devo prenotare, devo passare, prendere il gelato e portarmelo via. D'altronde, se devo avere la mascherina, non lo posso consumare per ovvi motivi. Gli unici che fanno eccezione rispetto a questo sono, per capirci, McDrive, quelli dove io rimango in auto e posso ordinare e prendermi la roba da mangiare, lì non devo prenotare prima per ovvi motivi. Attenzione, il Veneto impone che nei negozi si entra solo uno per nucleo familiare, punto e basta. Infine, coloro che erano rimasti bloccati, per esempio gli studenti universitari che erano nelle città universitarie, ora possono rientrare a casa.
Io ricordo che è assolutamente vietato fare feste private, cose di questo genere, è il modo perfetto per diffondere nuovamente il contagio. E infine ricordo che quando si va in auto bisogna, se siamo con delle persone strane, avere la mascherina, guanti, gel idroalcolico e rimanere a 1 metro di distanza. Se invece sono con i conviventi ci posso andare perché, come dicevo prima, se facciamo colazione la mattina insieme possiamo anche andare in auto insieme. Ecco, ricordo soltanto che il Covid non è passato, non abbiamo risolto i problemi, siamo ancora in difficoltà, non so più come spiegarlo. È come se giocassimo una partita a calcio contro il Covid, che prima ci segnava una rete ogni 5 minuti e ora invece ci fa gol ogni 15 minuti. Noi diciamo, ci siamo organizzati, siamo molto più bravi di prima, sicuramente, però stiamo perdendo 15-0. Quindi dobbiamo ricordarci che stiamo lavorando in questa ottica qua e quindi dobbiamo prestare assolutamente grande attenzione. Andiamo avanti con coraggio, con determinazione, con molta precisione, perché credo che sia interesse di tutti che non richiudiamo tutto di nuovo. Grazie e al prossimo aggiornamento dove parleremo invece delle misure per la ripartenza. Presto.